Oggi il mio ospite è l'onorevole signor Jaroslav Jozkevich. Buongiorno Jaroslav. Buongiorno, raramente vengo chiamato rispettabile, spero che non sia per l'età. Grazie mille per l'invito. Non ho nulla per cui ringraziare, ma ringrazio per l'accettazione dell'invito, per coloro che potrebbero non riconoscere, soprattutto per gli spettatori non polacchi. Jaroslav Jozkevich è il principale polacco di Google Maps. È un professore accademico. Come doppiatore, giornalista radiofonico, proprietario del marchio Trenerzi Głosu e molto importante portavoce del planetario della Slesia. Sì, questa è l'istituzione a cui appartengo da quasi un quarto di secolo. E tra le altre cose, è per questo che ci incontriamo. Spero non sia l'ultima volta. Parlando francamente, vogliamo parlare dell'universo oggi e precisamente nel nostro progetto diciamo che il futuro è adesso. Jaroslav, recentemente ho letto in più di un posto e non da una sola persona intelligente che grazie ai telescopi, e probabilmente sentiamo più spesso di due di questi, cioè il telescopio Hubble e il telescopio Webb, guardiamo nello spazio, ma in realtà stiamo guardando nel passato e nel futuro. Sì, è vero. Aggiungerei un terzo telescopio di cui parlerò, se mi permetti, è quel telescopio più recente, Euclid, che cerca materia oscura ed energia. In effetti, ogni telescopio spaziale che viene inviato nello spazio provoca una certa svolta nella nostra conoscenza quando si tratta di. Il telescopio Hubble è realmente la prima volta che abbiamo guardato in profondità nell'universo e abbiamo potuto vedere oggetti distanti 11 miliardi di anni. Eccellenti, cioè. In realtà abbiamo esaminato un bel pezzo di storia dell'universo. E qui c'è una domanda che spesso viene posta e che stimola molto l'immaginazione. Nelle distanze nell'universo sono così grandi che la luce, cioè onde elettromagnetiche, perché alla luce appartengono, perché hanno bisogno di molto tempo per coprire lunghe distanze? Io do sempre questo esempio semplice. C'è Voyager 1 che ha lasciato. La Terra ha lasciato il sistema solare nel 1977 ed è a 22 ore luce da noi. Questo già è il tempo che ci vuole per attraversare la fattoria. Nella lode elettromagnetica di quel tempo è la stella più vicina è a 4 anni luce. E stiamo parlando di un cortile molto vicino. Quindi stiamo realmente guardando oggetti che potrebbero non esistere più, che potrebbero non esistere più, e la loro luce ci raggiunge ancora. E un po' posso scherzare, ma può anche significare, supponendo che esistano civiltà aliene, che questa civiltà, se prendiamo in considerazione anche i problemi legati alla sicurezza, che potremmo realmente vederla troppo tardi, forse gli estranei erano già qui e non abbiamo notato e sono partiti. C'è questa possibilità perché la comunicazione tra le civiltà, l'uso di onde radio o qualsiasi altra onda elettromagnetica è molto imperfetta. Diciamo che scopriamo anche su Proxima Centauri, cioè quei 4 anni luce di cui ho parlato, con una civiltà, cosa? Inviamo un segnale? Diciamo buongiorno. 4 anni. Questo segnale corre, lo decodificano per dire un anno e per i prossimi 4 anni questo segnale corre verso di noi. Chiedono, rispondono anche buongiorno. Sono passati 9 anni se consideriamo quest'anno per decodificare le informazioni. Quindi sì, può essere così. So di quale visione stai parlando quando emerge un incrociatore interstellare. Certo, ma penso che le leggi della fisica nell'universo siano le stesse ovunque. Quindi le leggi della fisica si applicano anche agli alieni, ovvero che le onde elettromagnetiche viaggiano a lungo. Ho ancora bisogno di te da due angoli. Chiedere, perché ovviamente guardando indietro stiamo parlando principalmente di scienza. Sei anche un divulgatore scientifico, giusto? Poiché guardiamo al passato, osserviamo ciò che era, come ci autorizza a farlo, per poter trarre conclusioni su ciò che sarà. E veramente voglio chiederti anche qui. Credi tu stesso in questa civiltà aliena che alcuni esistono forme di vita nell'universo? Perché dopo tutto questi telescopi stanno guardando i buchi neri, ovviamente sono un po' diverse, la vita potrebbe esserci lì. È difficile, ma le galassie straniere, la loro moltitudine, varietà, il nostro cervello non è realmente in grado di comprendere quanto è Ecco grande. perché affidiamo questo all'intelligenza artificiale che analizzerà la forma e il suggerimento. E il grado di sviluppo delle varie galassie tra miliardi che saranno proprio questo sistema a guardare e analizzare.
guardando le varie fasi della vita delle stelle, lo sviluppo delle galassie e le loro diverse forme, siamo in grado di trarre certe regolarità. Questo riguarda la visione del futuro. Sì, analizzando ciò che è stato nel passato, siamo in grado di prevedere ciò che sarà nel futuro. Per quanto riguarda la vita nell'universo, un astronomo che mezzo secolo fa avrebbe detto che crede in cose come l'esistenza di pianeti fuori dal sistema solare, e Dio non voglia ci sia della vita da qualche parte nel sistema solare, sarebbe ridicolo. Nel frattempo, gli ultimi 10 anni ci hanno veramente mostrato che l'acqua, necessaria per la vita, è uno dei composti chimici più comuni nel sistema solare. La troviamo quasi ovunque. Troviamo depositi di ghiaccio d'acqua sulla Luna, troviamo, ed è un'informazione di qualche settimana fa, enormi depositi di ghiaccio sull'equatore in una settimana. Sotto la Terra, su Marte, e questa acqua è ovviamente congelata, riempirebbe il Mar Rosso. Enceladus, uno dei satelliti di Saturno, i geyser più grandi nel sistema solare sono acqua, e infine Europa, e uno dei satelliti di Giove, Callisto, con un guscio di ghiaccio, sotto il quale potrebbe esserci acqua, forse calda, e quindi quello che una volta dicevano gli astronomi, no, non c'è vita nel sistema solare, potrebbe non essere vero, ma lo dirò subito. Diciamo, non si tratta di marziani, non si tratta di civiltà tecnologicamente avanzate, perché sappiamo con certezza che non esistono nel sistema solare, ma sono convinto che ci siano delle semplici, avremo una forma di vita diversa da quella sulla Terra. Infatti, tu parli del calore, parli dell'acqua, la guida va davvero verso forse la nostra atmosfera terrestre, cioè l'aria, ma forse queste civiltà non hanno affatto bisogno di tutto questo. Forse non è necessario, ossia sappiamo con certezza che l'ossigeno non è assolutamente necessario per la vita, perché sulla Terra esistono batteri anaerobi, lo so bene, è la tua area di competenza. Gli anaerobi sono molto pericolosi in caso di incidenti, no? Dell'infezione, ma sì, credo che ci possa essere vita in una forma completamente diversa, non necessariamente proteica. Le proteine devono essere l'unico portatore di DNA nel nostro, la comprensione della vita, non necessariamente. Possiamo immaginare altre forme di vita, ma come dico, possiamo immaginarlo. Se non troviamo un modo efficace di comunicare, hai menzionato i buchi neri, qui c'è forse una speranza di viaggio. Si tratta già di interstellare. Superando le distanze, il film Interstellar lo mostra abbastanza sensatamente. Anche se stiamo ancora parlando di fisica teorica, forse un tale contatto avverrà, ma non presto. Penso sia utile a volte staccare da tutto ciò che oggi rappresenta una minaccia nella nostra vita e guardare il cielo, allentare un po' quello che succede nelle nostre teste. Sì, hai parlato di telescopi, hai iniziato la nostra conversazione con i telescopi spaziali e forse dovremmo finire con questo. C'era un telescopio, o forse era il telescopio Kepler, che osservava un pezzetto molto piccolo del cielo. Era come un buco della serratura e cercava le eclissi delle stelle. Significa luoghi in cui potrebbero esserci pianeti che orbitano attorno a queste stelle. Ha trovato mille di loro. Migliaia. Nella nostra galassia ci sono più pianeti che stelle. In media 2,5 pianeti per stella. Quindi quello che dicevano gli astronomi mezzo secolo fa non si è rivelato vero. Sono qualcosa di completamente normale e le stelle senza pianeti sono anormali. Quindi, dal calcolo della probabilità, probabilmente non siamo soli. Il futuro è adesso? Sì, assolutamente. Jarek, grazie per essere stato nostro ospite. Si è esibito davanti a voi Jarosław Juszkiewicz, allenatore vocale, portavoce del Planetario di Slesia. È stato un piacere. Molto. Grazie mille. Grazie.